passo più importante, quello della nomina, è stato fatto, ma adesso inizia un cammino lungo, non facile, e si spera di concretizzare questo titolo in trasformando davvero Parma in capitale della cultura. Certo, siamo qua tutti insieme apposta, abbiamo lavorato con tutto il territorio in maniera molto intensa per portare a casa questo risultato, che è un risultato ma è una responsabilità grandissima, una responsabilità anche nei confronti del Ministero dei Beni Culturali, che ci ha dato fiducia e ci ha dato proprio fiducia sul tema del modello pubblico-privato. In un qualche modo si aspettano che diventiamo apripista per una stabilizzazione di rapporti tra il sistema imprenditoriale e la cultura, il sistema culturale, un dialogo pubblico-privato che già esiste molto forte in questa città, ma naturalmente per Parma 2020 si porterà dietro, grazie al lavoro che faremo in questi anni, tanti strumenti che ancora non ci sono e che proprio grazie a Parma 2020 abbiamo la possibilità di mettere in piedi. Arriverà ad abitare a Parma per questi 2 anni? Speriamo di sì. Diciamo che progressivamente sì. Vediamo. Quali saranno i primi step che adesso compierà personalmente? No, il primo step che facciamo come Promotia Fondazione è il piano industriale. Quindi mettere sulla carta un programma che ci dice nei prossimi anni dove come ci dobbiamo muovere, sia dal punto di vista delle strategie che delle azioni, che naturalmente anche del budget, perché richiede un budget, ma in giugno sarà pronto.